Ciao a tutti, oggi vorrei consigliarvi due libri, ovvero Il paese delle nevi e La voce delle onde, due libri scritti da due importanti autori giapponesi, quali sono stati Yukio Mishima e Yasunari Kawabata. Ricordo che Kawabata, l'autore de Il paese delle nevi, ricevette anche il Nobel per la letteratura nel 1968, fu il primo autore giapponese a ricevere il Nobel per la letteratura. E questo è veramente un racconto straordinario. Don't judge a book by the cover, recitavano nel film The Rocky Horror Picture Show, ma direi che in questo caso anche la copertina ci aiuta a capire la bellezza che troveremo contenuta all'interno di queste pagine, poiché non è altri che un'opera di Utagawa Hiroshige, a sua volta un grande artista, un incisore e pittore giapponese che ispirò fra gli altri anche molti artisti occidentali, fra cui lo stesso pittore olandese Vincent van Gogh. Qui un altro libro contenente le sue opere. Eccolo qui. Qui vado a mostrarvi un libro dedicato a Vincent van Gogh che ci mostra l'influenza dell'arte giapponese, appunto di Hiroshige, anche nell'arte dello stesso Vincent van Gogh. E proprio attraverso la lettura di questo bel racconto di Kawabata ci sembrerà di rivivere all'interno di queste magnifiche stampe giapponesi, di queste opere straordinarie del maestro Hiroshige, poiché le suggestioni, le immagini così evocative che ci verranno restituite attraverso queste belle descrizioni fatte dall'autore, non a caso Nobel per la letteratura, saranno straordinarie. Direi che vale in questo caso il detto secondo cui non è tanto in un viaggio, ad esempio, la destinazione, la meta, la parte più importante, ma è il viaggio stesso, inteso come percorso di formazione, di crescita interiore, così come, dal mio punto di vista, perlomeno spesso nella storia dell'arte, in letteratura, così come nella poesia, ma sovente anche al cinema, non è tanto la storia che ci viene raccontata ad essere la parte più importante, bensì nel caso di un film, penso ad esempio alla messa in scena, così come nella narrativa, nella poesia, in letteratura, il modo in cui ci vengono raccontate queste storie, così come in questo caso, nel caso di Kawabata, riesce a suggestionarci con queste immagini così evocative, così straordinarie. Vorrei leggervi giusto un estratto, intanto la descrizione, quello che troverete all'interno di questo libro, e poi giusto due righe per darvi un'idea della bellezza contenuta in queste pagine. Vi leggo ora una descrizione del racconto, ricordo che è stato pubblicato nel 1947 e che una decina d'anni dopo, nel 1957, ne venne fatta anche una trasposizione cinematografica. Esiste anche un film basato su questo bel racconto, Il paese delle nevi, un amore impossibile e struggente, il romanzo più importante di Kawabata. Komako è una geisha del paese delle nevi, un paradiso termale sulla costa ovest della maggiore isola del Giappone, dove la neve è alta 15 piedi. Le cortigiane come lei hanno poco in comune con quelle che abitano in città. Non potranno mai diventare famose musiciste o danzatrici, né penetrare tra le quinte della politica o degli affari. Il loro destino, infatti, è quello di maturare tra gli incanti e la corruzione del paradiso perpetuamente dedite ai signori che, secondo la tradizione, salgono alle terme per trovarvi il riposo perfetto. Ed è proprio in questo paesaggio da sogno che Komako incontra Shimamura, un ricco e raffinato esteta con il quale darà vita a un gioco di trasporti trattenuti e rinfocolati inesorabilmente destinati a svanire. Capolavoro di inesprimibili e struggenti stati d'animo, Il paese delle nevi può essere considerato un piccolo poema in prosa, dove amore e morte si intrecciano in un'atmosfera di diffusa malinconia e incombente tragedia. Questo il racconto Il paese delle nevi. Vi leggo ora un breve estratto. La Via Lattea. Anche Shimamura guardò su e ebbe la sensazione di galleggiare su di essa. Il suo fulgore era così vicino che pareva sollevarlo fino a sé. Era questa la vastità luminosa che il poeta Basho vide quando scrisse della Via Lattea che copriva come un arco il mare in tempesta. La Via Lattea scendeva proprio fin laggiù e avvolgeva la buia terra col suo nudo abbraccio. C'era una terribile voluttà in tutto questo. Shimamura immaginò che la sua piccola ombra venisse proiettata lassù, dalla terra. Ogni stella si staccava nettamente dalle altre e si distinguevano perfino le particelle di polvere d'argento delle nebulose, tanto chiara era la notte. La profondità senza limiti della Via Lattea incatenava il suo sguardo. Direi che è quasi
commovente la bellezza di questi versi ed è tipico del Giappone. Penso all'hanami, la tradizionale usanza giapponese che consiste nell'ammirare la bellezza della fioritura degli alberi in primavera. Penso naturalmente a Sakura, il fiore da ciliegio, simbolo stesso del Giappone, per loro simbolo della vita stessa, in quanto fiorisce nel breve volgere di pochi giorni, ed è un simbolo per loro della caducità, della vita stessa e della bellezza, così effimera. Così come il Mono Aurei, ovvero saper ammirare la bellezza dietro ogni cosa nella natura, ma sempre con la consapevolezza che qualcosa di così unico e bello avrà presto una fine. E concetti tanto cari alla cultura, alla tradizione giapponese, secondo me, presenti anche dietro la poetica di questi magnifici racconti, quali Il paese delle nevi di Kawabata. È un racconto altrettanto bello e l'opera di Yukio Mishima, ricordo, morto suicida, morì facendo seppuku, togliendosi la vita, ricordando valori tanto cari a lui della tradizione giapponese, senz'altro un personaggio controverso, ma che ha scritto opere molto importanti. Vado a leggervi la descrizione del racconto alla voce delle onde. Senza mai chetarsi, ora infuriata, ora implacabile, la voce delle onde ci accompagna durante tutta la lettura di questo romanzo. Si tratta di una storia d'amore che sulla sponda del mare nasce e si sviluppa, raggiungendo apici di toccante poetica spontaneità e semplicità. La vita, fatta di coraggio e di sacrificio, di un povero villaggio di pescatori giapponesi e lo sfondo per le uscite sul mare in tempesta, la pesca delle perle e i convegni d'amore di due giovani protagonisti, Shinji e Atsue, su al tempio di Yashiro, che dall'alto del monte domina l'isola del Kanto, come armoniosamente la chiamano i suoi abitanti. Questo racconto, per la sua raffinata sensibilità, occupa un posto di rilievo nella vasta produzione di Yukio Mishima, tra i maggiori esponenti della letteratura giapponese moderna. Era come se il battito del suo sangue giovane fosse sincronizzato col movimento delle grandi maree. Questa è l'opera magnifica di Yukio Mishima, La voce delle onde, così come Il paese delle nevi, due libri che vorrei caldamente consigliarvi in questo mio piccolo video di oggi, che tra l'altro mi riportano alla mente anche un bel film uscito qualche anno fa, ovvero L'ultimo samurai con protagonista Tom Cruise e Ken Watanabe. Ken Watanabe, il samurai del film, che proprio riferendosi ai fiori da ciliegio di cui vi ho poco fa parlato, disse: "Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si trascorresse la vita a cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata. In questo luogo vengo insieme ai miei antenati e mi torna un pensiero. Come questi germogli stiano tutti morendo. Riconoscere la vita in ogni respiro, in ogni tazza di tè, in ogni vita che togliamo. La via del guerriero. Questo è Bushido." Queste le parole del samurai del film Katsumoto, interpretato da Ken Watanabe. È stato un bel film che vorrei oggi consigliarvi. Così come anche, parlando di autori giapponesi, i film del maestro Ozu Yasujiro, Tarda Primavera, Il gusto del sake, Viaggio a Tokyo, considerato ancora il suo capolavoro. Qui un bel documentario diretto da Wim Wenders, dedicato al maestro Ozu, intitolato Tokyo Ga. A 20 anni dalla morte del grande Ozu Yasujiro, il discepolo Wim Wenders si reca nella capitale del Giappone per realizzare questo diario filmico, in cui rievoca l'arte di uno dei massimi autori della storia del cinema, tramite le testimonianze del suo direttore della fotografia e dell'attore Ryoshi Shu, interprete di una ventina di film del maestro. Ma Tokyo Ga è anche l'omaggio alla metropoli insondabile di cui Ozu ha raccontato nei decenni, la gente, la trasformazione genetica, sino alle soglie dell'oggi, quando è assurta ad uno dei massimi simboli mondiali della modernità e del consumo. Questo è un bel documentario su Tokyo e il maestro Ozu Yasujiro, diretto da Wim Wenders. Qui un altro film del maestro Ozu. E qui abbiamo dei libri dedicati ad Ozu. In qualche video prossimamente ve li mostrerò più nel dettaglio, magari leggendovi anche un estratto da questi bei libri. Ora vado veloce, giusto per farvi vedere qualche altra opera, come ad esempio il film Vivere, un capolavoro diretto dal maestro Akira Kurosawa. Si
Senz'altro un film che vi consiglio. Un anziano impiegato scopre che ha un cancro e solo un anno da vivere. Cerca di dare significato ai giorni che gli rimangono e non trovando un conforto nella famiglia, si affeziona a un gruppo di madri in cerca di un'area giochi per i propri bambini. Questa è in breve la storia del film Vivere di Akira Kurosawa, molto noto naturalmente anche per aver diretto il film I Sette Samurai. E a proposito della via del guerriero, del Bushido, ecco qui un piccolo libricino dedicato a dei manga giapponesi. Pensiamo ad esempio a Ken il guerriero, i guerrieri che popolano gli anime giapponesi, parlano e agiscono ispirandosi in tutto e per tutto all'antico codice d'onore non scritto dei samurai, vale a dire il Bushido, la via do del guerriero, Bushi. Il libro analizza sinteticamente i protagonisti delle serie più famose, dal combattente post-atomico Kenshiro al piccolo ninja Sasuke. Questo è anche un bel libricino per chi come me è appassionato anche di questi bei manga giapponesi. Ecco qui il primo numero di Ken il guerriero. Ve ne ho già parlato in un precedente video, ma parlando oggi del Giappone non fa mai male ricordare quest'opera straordinaria che è la storia della principessa splendente, ultimo film diretto dal maestro Isao Takahata. Un regista contemporaneo, Sion Sono, ha diretto questa pellicola, The Whispering Star, film di fantascienza ma che ricorda lo stesso Ozu piuttosto che Stanley Kubrick o altri grandi maestri come Andrei Tarkovsky. Senz'altro un film che vi consiglio, molto molto bello, The Whispering Star, è stata per me una piacevole scoperta. Parlando del Giappone, come detto, parlando del monoaware, della bellezza in ogni cosa, penso che questo sia anche uno degli scopi principali nell'arte, rappresentare e cercare la bellezza, così come fece il personaggio interpretato da Dirk Bogarde in questo magnifico film di Luchino Visconti che è Morte a Venezia, che senz'altro vi consiglio caldamente, fa parte della trilogia tedesca di Luchino Visconti. Altro film della trilogia è Ludwig, un altro personaggio, Ludwig, che era un amante del bello, un amante dell'arte. Due capolavori diretti dal maestro Luchino Visconti che senz'altro in questo video di oggi mi sento di consigliarvi, così come questo bel libro scritto da Gianni Rondolino che contiene una bella analisi dell'opera del maestro, del regista italiano Visconti, senz'altro un maestro del cinema italiano, regista ricordo anche del Gattopardo e di moltissimi altri bei film. Parlando adesso di musica, mi piacerebbe consigliarvi anche un brano molto conosciuto, fra l'altro, che è Forbidden Colors, composto da Sakamoto e dal grande David Sylvian. Ecco qui un bell'album di David Sylvian. E Forbidden Colors, il brano nella sua versione strumentale, è contenuto anche all'interno di questo bel film, dove nel cast sono presenti David Bowie, lo stesso Sakamoto e Takeshi Kitano, che è diventato poi un regista di culto, e all'epoca era la sua prima apparizione cinematografica, con un cofanetto che contiene alcuni dei primi film del maestro Takeshi Beat, del grande Takeshi Kitano, Protocollo Ombra, scritto da un altro autore giapponese, e che racconta una storia di fantapolitica, ovvero il ritrovamento di un esemplare, un bambino evoluto, che può rappresentare una minaccia per l'umanità. Senz'altro un bel romanzo da leggere, molto molto affascinante, dal grande Gianni Fantoni, comico italiano molto simpatico. Io ho sempre apprezzato moltissimo tutto quel che ha fatto il grande Gianni Fantoni, compreso anche gli altri suoi libri. Questo è un libro molto carino, contiene anche numerose fotografie ed è una simpatica guida a Tokyo, che racconta di un viaggio che fece qualche anno fa lo stesso Gianni Fantoni in Giappone. È molto carino, c'è tutta la simpatia di questo grande personaggio che ritroverete in queste belle pagine, dove però verranno raccontati anche molti aneddoti curiosi sul Giappone. Quindi se come me amate il Giappone non posso che consigliarvi caldamente di riscoprire questi artisti, senz'altro questi due maestri come Kawabata e Yukio Mishima, questi due racconti entrambi dal mio punto di vista straordinari. Concludo questo mio piccolo video ringraziando uno degli iscritti al canale, non farò il nome, so che può essere per alcuni antipatico, non fa piacere magari anche per riservatezza venire menzionati in video, la persona interessata però sa a chi mi sto rivolgendo, il quale mi ha consigliato quest'opera di Jiro Taniguchi, Quartieri Lontani, che devo confessare ancora mancava nella mia collezione, e una colpa che confesso, poiché parliamo di un mangaka giapponese molto importante, un maestro fra l'altro scomparso poco più di un anno fa, se ben ricordo, e questa è senz'altro uno di cui vorrei poi parlarvi in qualche prossimo
prossimo video. Intanto ringrazio la persona iscritta al mio canale che me l'ha consigliata. Questo era uno degli scopi, fra l'altro, per me principali del mio piccolo canale, ovvero cercare di magari suggestionarvi un pochino attraverso il consiglio di qualche opera letteraria o cinematografica, nella speranza di darvi uno spunto, magari di incuriosirvi per andare a riscoprire o approfondire un autore, un artista, così come in questo caso la persona che mi ha consigliato quest'opera, Quartieri Lontani di Taniguchi, ha fatto per me cosa molto gradita, perché anch'io sono sempre alla ricerca di cose da riscoprire. Quest'opera ancora mi mancava e l'ho recuperata molto molto volentieri, e naturalmente ne parleremo perciò in qualche video in futuro. Direi che il video è già fin troppo lungo, perciò per adesso vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi consiglio caldamente questi libri e anche gli altri di cui vi ho brevemente parlato. Per adesso vi saluto e vi rimando a un prossimo video. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao a tutti, lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.